I carabinieri sono intervenuti sulle colline di Luco di Vicenza non per soccorrere un uomo, ma per recuperarne la salma. Si tratta di un anziano, le cui generalità non sono ancora state rese note, che viaggiava in sella ad uno scooter di bassa cilindrata. Il corpo è stato notato da un passante riverso nell'acqua di un fosso che costeggia via Volpente, strada che dal centro sale verso Collina, in località Boschetti. I carabinieri stazione di Chiupano sono intervenuti sul posto poco prima delle 13, capendo subito che non c'era la possibilità di salvezza per la vittima del probabile incidente, morta tra l'altro da qualche ora, con la necessità dei vigili del fuoco a provvedere al recupero della salma. Una squadra del 115 del distaccamento di Schio si è equipaggiata per l'intervento richiesto a Lugo. Le uniche informazioni al momento riguardano l'età del pensionato, una persona di sesso maschile di 77 anni. Non risulta ancora una denuncia o segnalazione di scomparsa. I familiari del deceduto sono stati informati della disgrazia nel corso del pomeriggio. Il nulla osta per la rimozione del corpo è stato accordato alle forze di soccorso intervenute. Un mistero per ora cosa sia accaduto.